e scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. L'Italia ha inviato diverse tranche di aiuti militari che rimangono però segretati. Come è stato possibile arrivare sull'orlo di una guerra mondiale? Io non mi rassegno a un'Italia, un'Europa trascinata in guerra. Ed è per questo che noi diciamo no a ulteriori armi, no all'escalation militare. Siamo davanti a un bivio. Sulla guerra lo abbiamo visto, non c'è destra e sinistra. Il partito trasversale delle armi coinvolge tutte le forze politiche. Noi siamo rimasti indenni, molto fermi nella condanna di Putin, ma altrettanto fermi nel capire che non c'è via d'uscita se abbracci l'escalation militare. Macron si è rivelato meno ipocrita degli altri governanti, perché adesso mancano i combattenti in Ucraina e quindi se accetti l'escalation devi anche combattere. Bisogna autorizzare anche l'utilizzo delle armi in territorio per colpire le basi militari della Russia. No alle armi in Movimento 5 Stelle, con quello. Non può essere reversibile un percorso che ci porta alla terza guerra mondiale. Noi saremo innanzitutto portatori di pace. Quello che sta succedendo in Ucraina e a Gaza è incredibile e chi ha firmato per l'invio delle armi, chi accetta questo è corresponsabile di quello che sta succedendo. La gente, nessuno vuole la guerra, né in Italia né in Europa. Io non mi sento rappresentato da un governo che per tre volte si è astenuto. Dobbiamo riconoscere la Palestina, già oltre 140 paesi lo fanno, lo dobbiamo fare anche noi. Sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo. Che popolo frequenta Giorgia Meloni? Il carrello tricolore di Urso contro l'inflazione è stato un flop, era senza le ruote. Bolletta del gas, aumento dell'8 del 9%. La sanità è un disastro in tutta Italia. Mette un euro per la sanità, per tagliare le liste di attesa. E invece va a fare uno spot elettorale in Albania, del tutto inutile, spendendo quasi 1 miliardo per questo spot. Ha sottoscritto un nuovo patto di stabilità. Noi siamo quelli che hanno portato 209 miliardi, loro sono quelli che hanno portato meno 13 miliardi l'anno. Poi qualcuno ha detto no, ma li ha portati Draghi. Da ultimo però nessuno se l'aspettava, l'algoritmo. Commissario Gentiloni, l'unità dell'opposizione, che però la pensava diversamente. Bisogna dare atto a Conte di aver rappresentato bene un'Italia tornata nel gioco europeo. Eravamo lontani dalla campagna elettorale proporzionale. Subito dopo l'europeo va rilanciato questo cantiere col PD Verdi Sinistra. Ma questo lo abbiamo sempre detto appunto come una cosa possibile. L'8 e il 9 giugno si voterà in 27 grandi città, o meglio grandi, e in 23 città noi abbiamo un accordo col mondo progressista, quindi è una realtà assolutamente possibile laddove ci sono le condizioni di legalità, di giustizia sociale e di giustizia ambientale. Se c'è la convergenza su principi e temi ci penserà ovviamente il Presidente. Alleanze per alleanze non so quanto valgano. L'Italia che conta non può essere quella dei corruttori, ma può essere quella dei corrotti, dei guerrafondai, di chi insulta chi rimane indietro. Siamo stufi dell'Europa della guerra, ma siamo stufi anche dell'Europa dei mercati. Abbiamo costruito la moneta, abbiamo costruito l'Europa della finanza, ma non abbiamo costruito l'Europa sociale. Dove lo Stato sociale è nato, riproponiamo il reddito di cittadinanza europeo. Di fronte a un'Europa che si prepara di fatto a un'economia di guerra, con quali alleati e come portarla avanti? Il Movimento 5 Stelle si ancora saldamente in alternativa alle destre, nel mondo progressista e nei gruppi del riferimento progressista andrà a finire sicuramente. Come si portano avanti, diciamo, queste battaglie senza avere oggi la certezza di avere un gruppo europeo? Beh, io credo che ci siano le condizioni perché il Movimento non faccia un'altra legislatura europea tra i non iscritti. Credo che sia stata una delusione l'ultima fase di governo della Commissione von der Leyen. Siamo progressisti e quindi le future alleanze dovranno essere con questi principi e queste idee. Gli elettori decideranno, vedono da una parte quello che sta accadendo, i decreti finti a 3 giorni dal voto, e vedono anche oggi un programma per le europee che parla di pace, che parla di diritti, che parla di lavoro.
raggiungere, diciamo, i 4 milioni e oltre di voti raggiunti alle politiche, secondo lei è possibile? Io penso che bisogna mettere soglie. L'importante è che la gente vada a votare, perché si decide il futuro dell'Europa e il futuro dell'Italia. Penso che debba preoccupare tutta la politica l'astensionismo, non soltanto noi. La presenza di Grillo oggi avrebbe aiutato quantomeno alla chiusura? No, Beppe c'è sempre, anche quando non c'è. Un segnale questa sua assenza oggi, diciamo? No, non inventatevi niente, vi prego, perché c'è una grande armonia, c'è una ottima collaborazione nel movimento da parte di tutti i suoi attori. Me compresa, che ogni tanto mi date per morta, invece sto ancora qua.